Ci troviamo nel quartiere Diana, Fiume Freddo di Sicilia. Questo è uno dei luoghi storici più antichi di Fiume Freddo. Concentrati in pochissimi metri abbiamo la piazza Diana, la chiesa di San Vincenzo Ferreri e alle mie spalle, come vedete, il Palazzo Diana o Palazzo Corbaia, come dir si voglia, che è uno dei palazzi storici più antichi di Fiume Freddo, un esempio di architettura rurale del Settecento. Il Palazzo Diana o Palazzo Corbaia richiama nell'architettura alcuni elementi tipici, appunto, come ho detto, dell'architettura rurale del Settecento. Infatti questi elementi li ritroviamo anche nel Castello degli Schiavi. Anche il Palazzo Diana era una residenza, pare fosse una residenza di villeggiatura della famiglia Diana. Siamo entrati, questa è la corte del Palazzo Diana, però non era l'ingresso principale, ma questo era invece il cortile dove si svolgevano tutte le attività quotidiane attorno al palazzo. Infatti, come vediamo, attorno al palazzetto ci sono tutta una serie di altri edifici che erano le case della servitù, e poi c'erano le stalle, il palmento, un vero e proprio piccolo quartiere nel quartiere. Abbiamo chiesto a Marinella Fiume, scrittrice, ricercatrice, studiosa di storia della Sicilia, docente per 34 anni negli istituti di istruzione secondaria e già sindaca di Fiume Freddo di Sicilia per due legislature, dal 1993 al 2002, di raccontarci di Palazzo Corbaia. La studiosa ci ha offerto un quadro chiaro che si lega anche alla storia di edifici risalenti ad epoche antecedenti al 1700 d.C. e di alcune contrade, oggi quartieri, non soltanto di Fiume Freddo, ma pure della vicina Calatabbiano. Lei sicuramente può fare una ricostruzione storica di questo palazzo. Bene, mi permetta di fare un discorso ampio, ma semplice, perché vorrei che i nostri figli, bambini, ragazzini potessero conoscere la storia del loro paese e con loro la storia di questo manufatto che abbiamo alle spalle. Intanto, dove ci troviamo? Sapete tutti che ci troviamo nel quartiere che si chiama Diana. E perché si chiama Diana questo quartiere? Si chiama Diana perché la famiglia che aveva a censo tutte le terre in questa collinetta che si chiama Colle di San Vincenzo, per questo abbiamo la via San Vincenzo e la chiesetta di San Vincenzo Ferreri. Questa famiglia Diana vi costruì questo palazzo e l'annessa chiesetta. Avete visto quella chiesetta? La chiesetta faceva parte di tutta questa struttura. La famiglia si era costruita questa, che era una fattoria di campagna, ma era una fattoria fortificata per gli usi che derivavano dalla coltivazione, dalla lavorazione e dalla commercializzazione dei beni che qui si producevano. La stessa famiglia Diana aveva costruito la chiesetta, che serviva un po' come cappella privata propria della propria famiglia, un po' come chiesetta aperta a tutti, e cioè ai contadini, alle famiglie dei contadini che abitavano e lavoravano i censi della famiglia Diana. Naturalmente la famiglia si era riservata i posti davanti all'altare per le celebrazioni religiose e le messe. Vi troviamo anche lì la tomba di un loro figlio che era morto a 2 anni e 10 mesi, e quindi era proprio una cappella privata.
una molto carina. Che cosa questa contrada, la contrada di Diana, che ora è, fa parte del nostro comune, del comune di Fiumefreddo di Sicilia, un tempo invece faceva parte della baronia di Calatabiano ed è per questo che ha il nome questo palazzo di Corvaia, che probabilmente era legata ai principi Gravina e Cruillas. Il palazzo che abbiamo alle spalle è un esempio molto importante, molto bello e molto significativo dell'architettura rurale siciliana e fu costruito nel Settecento, ma non fu costruito da zero. Sotto questa edificazione del Settecento c'erano resti di altri edifici. Sarebbe importante sapere quali fossero attraverso dei rilievi, attraverso degli scavi che purtroppo non sono stati mai fatti. Quelli, voglio dire, sottostanti, quelli a carattere archeologico, e che dimostrerebbero come questa costruzione nel Settecento fu edificata su precedenti ruderi sottostanti. Allora ci domandiamo: cosa vuol dire? Vuol dire che questo palazzo aveva una storia che è più antica di quello che noi oggi vediamo e che nel Settecento fu edificato. Probabilmente sì, il probabilmente è d'obbligo, stante il fatto che non sono stati fatti questi rilievi archeologici, questi scavi. Però ci sono alcuni elementi che ce lo suggeriscono, che ce lo fanno dire. E quali sono questi elementi? Questi elementi riguardano innanzitutto un manoscritto anonimo che si trova presso il comune di Fiumefreddo, probabilmente scritto dai proprietari, senza firma, che un po' racconta la storia di questo palazzo. E cosa ci dice? Ci dice che il palazzo fu prima arabo, saraceno, poi bizantino e infine nel Settecento su questi ruderi si costruì l'odierno palazzo. Ma siamo certi di questo? Non siamo certi, ma possiamo fare delle supposizioni che riguardano in particolare i toponimi, e cioè i luoghi delle contrade e delle vie del nostro paese. Voi avete, non so quanti ne hanno sentito parlare, ma i vecchi della zona ne hanno memoria, c'è un luogo al confine tra Mascari e Fiumefreddo, in un agrumeto ben coltivato, che si chiama, che i vecchi chiamano a Cittadeggia, la cittadella. Io ebbi il piacere di visitarla 20 anni fa, 30 anni fa, quando ancora c'era qualche traccia, che probabilmente adesso non c'è più. Purtroppo giace in un agrumeto privato, agrumeto che è molto ben coltivato e che è stato chiuso poi con un cancello, quindi non è facile accedervi. Che cos'era la cittadella? La cittadella era il modo in cui i bizantini chiamavano le loro fortezze,
che fecero in Sicilia. Grosso modo nel 1038-1040. Perché dico questa data? Dico questa data perché la Sicilia era nel Novecento sotto il potere degli arabi, dei saraceni, ma dall'impero di Costantinopoli o Bisanzio partì una spedizione nel 1038 sbarcò a Messina. Partì una spedizione con l'intento di sottrarre agli arabi il possesso della Sicilia. Allora, sbarcati a Messina sotto la guida di un grande generale, che era il generale Maniace, presero Messina in pochissimo tempo e si diressero poi verso Siracusa. Siracusa che sarà la loro capitale, come dimostra la presenza del castello Maniace, che prende il nome da questo grande generale. I bizantini dunque da Messina vanno a Siracusa e avanzano verso tutta la Sicilia occupata dai saraceni. E dove si fermano dopo essere stati a Catania? Dove si fermano? Si fermano a Fiumefreddo, come dimostra sia la presenza della cittadella, sia un quartiere che si chiama Gona, che è proprio il più vicino alla cittadella. Sapete perché si chiama Gona quel quartiere? Perché la parola Gona è la corruzione in dialetto, dialettale, del greco icona. E i bizantini, che venivano da Costantinopoli, avevano adottato la lingua greca. Quindi questa icona cosa significa? Significa che probabilmente c'era lì venerata in una cappelletta l'immagine di una Madonna. Noi non ce l'abbiamo più, né questo altarino né questa Madonna, però possiamo immaginare come fosse, perché i bizantini erano di religione greco-ortodossa. Allora, se noi andiamo a vedere la Madonna di Vena, greco-ortodossa, c'erano tanti monaci che si chiamavano monaci basiliani, che avevano fatto molti conventi al seguito dei bizantini. Se noi vediamo la Madonna di Vena, possiamo immaginare che questa Madonna assomigliasse molto a quella che c'era nel quartiere Gona. Cosa fecero i bizantini che avevano bisogno di sconfiggere gli arabi? Furono anche qui in questo luogo e probabilmente utilizzarono quello che gli arabi avevano qui costruito in funzione di carceri, di carcere per gli oppositori, per i prigionieri. Un piccolo ambiente dentro il castello, che è il caso di non visitare per paura dei crolli, potrebbe essere stata una cella dove venivano tenuti questi prigionieri. Dopo i bizantini ci sono i normanni. Dei normanni non credo ci sia rimasta niente, ma dei bizantini un'altra cosa vi voglio dire, che dimostra ancora una volta quello che diciamo. Avete presente a Fiumefreddo una via che si chiama Via Cuba? Perché si chiama Via Cuba? Non lo sappiamo più. Però probabilmente si chiama così perché i bizantini costruirono lì una chiesetta, e le chiesette bizantine si chiamavano cube. Vogliamo vedere come poteva essere? Basta andare a Castiglione a vedere la cuba di Santa Domenica e basta andare a Malvagna a vedere l'altra piccola cuba che c'era per capire che
Probabilmente il nome della strada Via Cuba deriva dal fatto che quella strada conduceva, tagliando l'attuale via che conduce verso il mare, conduceva verso la collina di Liberto, dove doveva esserci nel percorso questa piccola Cuba. Guardate come sono importanti i nomi. Spesso abbiamo nomi nei paesi, nomi di contrade, di strade, di cui non ci rendiamo conto perché sono scomparsi i manufatti. E invece con il loro nome, toponimo, è una parola che deriva dal greco, topos, nome dei luoghi. Con i toponimi ricostruiamo tanta parte di questa storia. Allora, quindi a Fiume Freddo ci deve essere stata per alcuni anni, fino a quando poi non vennero i Normanni e poi subito dopo l'età di Federico II di Svevia, lo Stupor Mundi, il grande imperatore, il quale Federico II per madre era un'altavilla, e cioè era un normanno, e quindi il passaggio dai Normanni al regno di Sicilia di Federico II fu un passaggio quasi indolore. Allora, il regno di Sicilia fondato di Federico II. Vedete lì i merli che ci sono in questo palazzo? Guardate i merli. Che cosa vuol dire? Vuol dire, se voi andate a vedere per esempio Palazzo Corvaia, che ha lo stesso nome, a Taormina, lì si radunò il Parlamento del Regno di Sicilia ed è merlato, ha questi merli. Tutti i monumenti costruiti nell'epoca di Federico II di Svevia hanno tutti questi merli, sono tutti turriti, cioè hanno le torri, e sono fortificati. I merli sono il simbolo del fatto che è un palazzo fortificato, una specie di fortezza da cui ci si può asserragliare per difendersi dai nemici esterni. Quindi fu dell'età federiciana questo palazzo? Non possiamo esserne certi, ve l'ho detto prima. Possiamo solo dirvi che probabilmente potrebbero esserci dei precedenti dell'età di Federico in questa costruzione del 1700. Oppure l'ipotesi può essere anche un'altra, che quando i Diana si costruirono questo palazzo, ricordarono Palazzo Corvaia, ricordarono i monumenti federiciani e costruirono questi merli, cioè potrebbe avere anche un carattere simbolico. Adesso andiamo a vedere un pochino questa costruzione. È un edificio che ha un prospetto tra delle piccole torri pensile, e davanti il luogo dove noi siamo è questo cortile, questa corte, dove vedete tutte queste aperture, vedete tutti questi luoghi alla nostra destra e alla nostra sinistra, dove insistono magazzini, stalle e anche abitazioni dei servi che lavoravano per la famiglia. Dunque è una villa fattoria che i nobili del tempo costruirono per abitarla, forse solo in periodo di villeggiatura. Non siamo certi di questo, però la sorte di molte di queste fattorie era quella. Quando poi c'era la vendemmia o la raccolta del grano o la macerazione del lino, allora venivano qui, si stabilivano per dei mesi. La cosa molto bella è questo
cromatismo, è quasi un bianco e nero, il bianco delle mura con la calce e poi il nero della pietra lavica. Purtroppo qualche sciagurato, forse prima che si mettessero i cancelli, ha rubato gran parte della pietra lavica, per esempio del passamano che conduce alla casa. Agli angoli del palazzotto ci sono sorrette da tre mensole, vedete, in pietra lavica, due garitte a pianta quadrata coronata da cupolette emisferiche e con un cornicione che era decorato allora di stucco, e chiudono così architettonicamente questa facciata. Dietro invece ci sono due torrette più grandi a pianta quadrate con questa merlatura. La merlatura dell'epoca federiciana si chiama merlatura ghibellina. Dall'altra parte, questo è il cortile esterno, dall'altra parte c'è un altro cortile, il quale è adiacente alla strada. Evidentemente questo cortile serviva per le attività interne, la produzione dei contadini che stavano lì, la sistemazione dei prodotti della terra e le esigenze dei proprietari. Il cortile esterno, che sporge all'ingresso della strada grande, della strada maestra, il cortile esterno aveva una funzione più di commercializzazione, trasporto dei beni della terra, tant'è vero che insiste su l'ampia campagna, agrumeto eccetera, che vi era qui. Tra le due corti al lato c'è un ambiente che questo architetto e storico, che ha parlato per la prima volta in maniera esaustiva, e cioè Gaetano Palumbo, di questo palazzo, dice essere lo studio, e cioè quello dove i proprietari facevano i conti, tenevano i registri, perché le famiglie nobiliari che avevano questi beni a censo da parte del principe dovevano scrivere ogni cosa, i prodotti raccolti eccetera, per consegnarla al principe. Questo feudo che loro amministravano era amministrato sin da tempo antico in favore della famiglia dei Gravina i Cruillas. Questi Gravina i Cruillas già nel 1396 avevano ottenuto dal re la baronia di Calatabiano, e infatti questa parte di Fiume Freddo era Calatabiano, non era Fiume Freddo, perché era sotto i Gravina Cruillas. Poi molte cose non le riusciamo a vedere più, in quanto all'inizio, oltre ai crolli, che secondo me vanno immediatamente impediti, costringendo il proprietario a puntellare il bene almeno, poi si possono fare tante cose proprie eccetera, ma intanto il proprietario, che non volle vendere a me quando ero sindaco, il proprietario di Reggio Calabria, che non volle vendere al comune perché ritenne che la somma che il comune gli offriva, erano di Reggio Calabria questi proprietari, mi pare si chiamassero D'Agostino, era un medico. Questo, quando lo feci venire qui, gli offrì la somma che l'ufficio tecnico erariale,
lute aveva stabilito come valore dell'immobile. Lui si inalberò dicendo che così non pagavo il bene storico ma solo le pietre e, offeso ed indignato, se ne andò. Peccato, perché dopo che era stata comprata Torre Rossa, dopo che era stato Casale Papandrea, questo era il mio desiderio di comprarlo come ultima cosa. Allora, nel corso degli anni, specialmente alla fine dell'Ottocento e agli inizi del Novecento, sono state fatte ammodernamenti, restauri a scopo abitativo dei palazzi che adesso sono alla nostra destra, e quello era invece quello che adesso vedete essere una costruzione che sembra moderna, era invece il palmento, perché era il palmento che era stato costruito da un certo Bottari, il quale palmento poi fu adibito ad abitazione. E perché la cosa e altre abitazioni furono sistemate in qualche modo alla destra. La cosa è un po' dolorosa, in quanto fa perdere la primitiva struttura del luogo, e tuttavia diciamo così che nel complesso questa rimane intatta e almeno ci fa respirare l'aria di quella che fu la più bella villa rurale che questo quartiere ebbe ai tempi. Abbiamo avuto anche la fortuna di raccogliere la testimonianza di Maria Alibrandi, che nacque proprio fra le mura di questo palazzo. Il padre, Leonardo Alibrandi, dopo essere rimasto orfano del papà, vi si trasferì negli anni 50 con la madre e i fratelli. Nel palazzo lavoravano come massari, in particolare nel magazzino della frutta. Nel 1962 il signor Alibrandi sposa Giuseppa Polito. Dall'unione nacquero due figli, Carmelo e Maria. Quest'ultima nel palazzo Diana è cresciuta, per poi uscire da sposa del giorno delle nozze, in cui attraversò vestita di bianco la corte di Palazzo Corvaia, luogo di ricordi ed emozioni. Per sposare Mario Losi ci sono anche delle foto, oggi veri e propri documenti. Siamo con una testimone diretta, Maria Alibrandi, che ha vissuto proprio in questo palazzo, respirando quindi la storia di queste mura, di quello che oggi, pur essendo un rudere, comunque lascia trapelare tutta la magia di uno dei luoghi storici più antichi di Fiume Freddo. Maria Alibrandi ha vissuto qui dal 1970 al 1989, quando poi si è sposata. Infatti ci sono anche delle foto davanti al Palazzo Corvaia. E diciamo un po' come, dove abitavate, cos'erano questa parte del palazzo, cosa conteneva? Allora, qui c'era la camera da letto, poi se ci spostiamo più avanti nella porta c'era l'ingresso ed era il salotto. Poi più avanti c'era tutto lì, vedi, c'era la cucina e poi c'era un'altra stanza dietro che si accedeva, c'era fuori tutto il cortile e il forno. E fuori c'era anche il cortile dove noi avevamo tutti gli animaletti e tutto quanto, piante, frutti e tutto quanto. Lì mentre c'era invece il magazzino di mio padre, che lui lavorava con gli agrumi e quindi aveva tutti gli operai, lavoravano sti agrumi, e poi c'era anche una stanza che loro, mio padre mi diceva, era una stanza pericolosa perché era una stufa dove loro tenevano i cachi a maturare. C'è qualche storia, qualche aneddoto particolare che ci può raccontare della sua adolescenza? Allora, la mia qua è stata un'infanzia bellissima, e giocavamo sempre a fare le principesse, quindi figurati, io facevo la principessa visto che abitavo nel castello di Diana. E una cosa bellissima che mi ricordo è il signor Pippo che dal balcone ci cantava, ci suonava con il mandolino il pomeriggio tutte
ci suonava queste canzoni, queste cose con il mandolino, e qui c'era seduta mia madre, mia zia, tutte le vicine di casa che ricamavano, chi cuciva, e noi ragazzini giocavamo nel cortile. Poi lui scendeva e ci faceva pure lo zucchero filato. E questo è stato un bellissimo ricordo che ho da sempre. E poi un'altra cosa bella che mi ricordo era quando pioveva e il cortile si riempiva di acqua quando c'erano i temporali, e io rimanevo bloccata da questo lato, quindi giocando con le mie amiche che invece erano nella piazza ci mandavamo le barchette con i messaggi. Alle nostre spalle vediamo quello che era il palmento, quello che resta del palmento, e alla mia destra c'era la stanza dove venivano, questa stanza pericolosa, dove venivano fatti maturare questi cachi. Ma suo padre nello specifico è abitato qui per 50 anni, è venuto molto piccolo, ci può raccontare la storia? Sì, lui è venuto nel dopoguerra con la mamma che erano orfani perché mio nonno era morto in guerra, e li ha portati qui ragazzini, e era vedovo con 4 figli. Poi i miei zii si sono sposati e mio padre, dopo che si è sposato, è rimasto ad abitare qui nel castello. Quindi lui ha abitato per 50 anni qua. Un'altra bella storia legata a questo luogo è il fatto che qui ci fu la prima televisione del quartiere. Sì, mia nonna ha avuto la prima televisione del quartiere, quindi cosa significava? Che tutti i bambini, le signore, i ragazzi venivano da mia nonna a vedersi la televisione la sera, sempre c'era questo famoso braciere, poi si portavano le sedie da casa, perché ovviamente mia nonna non aveva le sedie per tutti, e guardavano la televisione fino al carosello, dopodiché andavano a casa perché era vietato, i bambini dovevano andare a letto, quindi c'era tutta questa bella comitiva che si riuniva la sera proprio per vedere la televisione. Cosa rappresenta questo luogo per lei? Per me è un'emozione, quando vengo qua mi emoziono sempre perché ovviamente sono nata e cresciuta qui, la mia infanzia, i miei ricordi, i miei giochi, la mia gioventù l'ho vissuta qua fino al giorno che mi sono sposata, che è stato un giorno meraviglioso, sono uscita da questo palazzo, questo castello vestita da sposa, è stato emozionante. E tanti ricordi, i miei nonni che non ci sono più, mio padre che ci ha lasciati, quindi per me è sempre un'emozione quando ritorno qui. Questa è la chiesetta di San Vincenzo Ferreri, che altro non era che la cappella patronale del Palazzo Corvaia. E tutt'oggi si fanno delle celebrazioni religiose, solitamente di sabato, e sono le messe cui partecipano gli abitanti del quartiere Diana. Siamo all'interno della chiesetta di San Vincenzo Ferreri, cui si accede attraverso due ingressi, o quello principale oppure quello laterale, e nella chiesa troviamo 3 altari di marmo, ovviamente quello alle mie spalle è l'altare maggiore, l'altare principale, e poi alla destra dell'altare maggiore troviamo la tomba di Michele Diana, figlio di Francesco Diana e Angela Calì, morto nel 1780 all'età di soli 2 anni e 10 mesi. Nelle prime file solevano sedersi i membri della famiglia Diana per assistere alle funzioni religiose. Infine Marinella Fiume ci ha spiegato chi celebra la statua che campeggia su Piazza Diana e che a volte, al nostro passaggio, sembra quasi rivolgerci un gentile saluto attraverso un signorile e rassicurante sorriso. Al centro della Piazza Diana insiste il monumento ad un grande medico, il medico Filippo Torrisi.
la cui vita si svolge tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. È possibile vedere la sua tomba al cimitero di Fiume Freddo. E questo era un uomo fantastico, straordinario, straordinario perché, sapete, il paese non era a quei tempi molto progredito, soprattutto per quanto riguarda la salute, la medicina, ed infatti molti contadini morivano per una malattia che allora era il Covid di oggi, ed era la malaria. Molti contadini prendevano la malaria e morivano in poco tempo perché non c'erano, non potevano permettersi le cure che sono indispensabili per guarire da quella malattia. E allora il dottore Filippo Torrisi, insieme con un altro grande che abitava qui vicino, nella casa attuale dei signori Porto, e cioè lo scienziato entomologo. Entomologo significa studioso degli insetti. Sapete, la malaria è trasportata dalle zanzare, dagli insetti, quindi era importante il suo contributo. Il dottore Filippo Torrisi, insieme al professore Salvatore Calandruccio, andavano la sera a visitare i contadini ammalati, rischiando anche loro di prendersi il contagio della malattia. Portavano ai contadini le cure gratuitamente e spesso davano loro, non solo non si facevano pagare, ma davano loro anche qualcosa da mangiare, perché essendo malati non potevano recarsi a lavorare. E dunque io credo che la nostra comunità dovrebbe essere grata a questi due angeli, che sono il dottore Filippo Torrisi e l'entomologo Salvatore Calandruccio. Salvatore Calandruccio non era di Fiume Freddo, però si era sposato con la vedova del barone Modò, che abitavano nell'attuale casa dei signori Porto, quella che ha l'altarino lì fuori. È ancora possibile in quella casa vedere il microscopio del dottore Salvatore Calandruccio, su cui tanti professori universitari di Bologna e di Messina hanno scritto.